coraggio! È un bel cambiamento dalla nostra ultima uscita. Non me lo ricordare. Pensare a quella tenda mi fa ribollire il sangue. Stavo pensando a quei poveri draghi nell'arena di combattimento, ai collari che indossavano, sembrava argento dei goblin. Credo che quello che abbiamo trovato nell'accampamento dei bracconieri sia proprio un collare. Non sapevo che li usassero. Il drago che ha attaccato la carrozza indossava un collare. Il professor Fig era molto stupito dal suo comportamento. L'attacco mi è sempre sembrato un po' strano, sferrato di punto in bianco. Non vorrai dire che i collari controllano quelle povere creature. Esatto. Per Merlino. Dobbiamo controllare, ma non ricordo che il drago liberato da noi indossasse un collare. Se la troveremo, potremo restituirle l'uovo. Ottima idea. Dobbiamo andare fino in fondo. Inizierò subito a cercare. C'è un'altra cosa di cui ti volevo parlare. Prima non mi era sembrato il caso. Forse ti ho causato altri problemi con Victor Rookwood. Perché ti insegue? Rookwood collabora con Rarrock e questi vuole una cosa che ho trovato alla Gringot. La passaporta di Fig ci ha condotti lì dopo l'attacco del drago. È una storia lunga e il professore mi ha chiesto di non parlarne. Santo cielo! Finalmente ora capisco quello che abbiamo visto alla tenda. Non temere, custodirò il tuo segreto come se fosse mio. Non insisterò per farti dire altro. Forse è meglio che vada. Voglio trovare quel drago il prima possibile. Quando avrò notizie su dove si trova, te lo farò sapere. Il libro che la professoressa Weasley mi ha chiesto di trovare dovrebbe essere qui in giro. Stai cercando trasfigurazione livello intermedio? La Weasley mi ha chiesto di prendere una cosa da quel libro. Potrei averlo? Ma davvero? Ti darò il libro solo se mi intratterrai un po' rispondendo alle domande del mio quiz. Quiz? Alcuni la chiamano cultura generale, ma io la chiamerei cultura essenziale. Quindi ho creato un piccolo quiz, diciamo, per divertimento. Si basa sulla cultura essenziale del mondo magico. Nessuno degli altri studenti oserebbe partecipare, anche se glielo domandassi più volte. Dicono di avere troppi compiti. Ah, non danno valore alla cultura come invece faccio io, ma a te interessa sicuramente. Ti farò iniziare con le domande più semplici. Un quiz sembra divertente. Fantastico! Qualche domanda e ti consegnerò il libro. Iniziamo. Prima dell'invenzione del boccino d'oro, quale creatura magica veniva impiegata nelle partite di Quidditch? Il boccino d'oro. Esatto! Il boccino fu introdotto nel Quidditch nel 1269 da un mago di nome Barberus Bragg. Sfortunatamente ora queste creature si credono estinte. La prossima domanda. Quale pozione è chiamata comunemente fortuna liquida? Felix Felicis. Ben fatto! Poiché rende chi la beve temporaneamente fortunato, Felix Felicis è una sostanza bandita in tutte le competizioni organizzate. Nella storia dei tre fratelli, quali manufatti magici vengono citati? I doni della morte. Esatto! Secondo Beda il Bardo, i doni della morte sono la bacchetta di Sambuco, la pietra della resurrezione e il mantello dell'invisibilità. Qual è la palla più grande nel Quidditch? La pluffa. Proprio così! Quando nel corso di una partita di Quidditch un cacciatore lancia la pluffa attraverso uno dei tre anelli, segna 10 punti. Vero o falso? La pozione polisucco permette a chi la beve di cambiare specie. Falso. Esatto. Mentre la pozione polisucco può essere usata per modificare dettagli come età e razza, non permette di cambiare specie. Beh, per adesso basta, direi. Ora rimetto il libro sul piedistallo. Se vuoi nuovamente mettere alla prova la tua preparazione, ho molte altre domande da farti. E non ti darò più quelle facili come prima. Le prossime sono decisamente più difficili. Vorrei rispondere ad altre domande. Quale organo governativo precedette direttamente il Ministero della Magia? Il Consiglio dei Maghi. È corretto! Il Consiglio dei Maghi si sciolse nel 1707, dopo la redazione dello Statuto Internazionale di Segretezza della Magia, la cui applicazione richiedeva una forma di governo più strutturata. Qual è la razza di draghi più piccola?
il vipero peruviano. Fantastico! Sebbene il vipero sia la razza di draghi più piccola, con una lunghezza media di circa 4,5 metri, gli esemplari sono anche i più veloci, nonché temuti per la dentatura velenosa. Chi fondò il villaggio di Hogsmeade? Hengist di Woodcroft. Proprio così! Si pensa che Hengist utilizzò i tre manici di scopa come sua abitazione. Il nascondombra fu accidentalmente creato dall'incrocio tra un ghoul e quale altra creatura magica? Un demiguise. Sì! Sebbene il nascondombra abbia il potere dell'invisibilità, chi è riuscito ad avvistarlo lo descrive come uno scimmione alto e affusolato, col pelo argenteo. Qual è l'unico incantesimo in grado di respingere un Letifold? L'incanto Patronus. Ben fatto! L'unico mago noto per essere riuscito a sopravvivere all'attacco di un Letifold è Flavius Belby, all'epoca in vacanza a Papua Nuova Guinea. Chi pubblicò la legge sulla trasfigurazione degli elementi? Gump. Proprio così! Una delle principali eccezioni alla legge di Gump riguarda il cibo, che non può essere evocato, ma solo richiamato. Come si traduce il motto di Hogwarts? Non stuzzicare il drago che dorme. Esatto! In latino, il motto di Hogwarts è Draco dormiens nunquam titillantus. Qual è l'unica creatura magica in grado di produrre uova dalla bocca? Il Runespore. Proprio così! Secondo i rettilofoni, ciascuna delle tre teste del Runespore ha una funzione differente. Quella di sinistra pianifica, quella di mezzo sogna e quella di destra critica. Dove si trova la scuola di magia e stregoneria di Ilvermorny? Sul monte Greylock. Ben fatto! La scuola americana fu fondata nel XVII secolo da Isolde Sayre e James Stewart. Qual è la pozione d'amore più potente nota alla stirpe magica? Amortensia. Ottima risposta! L'amortensia ha un profumo diverso per ognuno, a seconda di quello che si ritiene più allettante. Ad esempio, una copertina polverosa di un libro o... ti va di continuare e passare al prossimo round? Le domande saranno più difficili. Non avere pietà. Meraviglioso! Ammiro la tua sete di conoscenza. Emmerich il Maligno fu ucciso in un duello contro chi? Egbert l'Egregio. Proprio così! Emmerich divenne noto per il terrore che seminò nel Medioevo nei villaggi del sud dell'Inghilterra, quando era in possesso della bacchetta di Sambuco. Se un cacciatore tiene la mano sulla pluffa mentre attraversa il cerchio, quale fallo sta commettendo? Haversacking. Proprio così! Nel Bletching si collide volutamente con un altro giocatore. Nello Stooging, due cacciatori tengono il portiere avversario lontano dall'area di punteggio per permettere a un terzo cacciatore di fare punto. Il morso di un Malaclaw maculato provoca quale effetto indesiderato piuttosto inusuale? Sfortuna. Esatto! Originario delle coste europee, il Malaclaw ha un morso i cui effetti possono durare anche una settimana. Quale pianta secerne la puzza linfa? Mimbulus mimbletonia. Esatto! La pianta di Mimbulus mimbletonia, se toccata, secerne la puzza linfa come meccanismo difensivo. La pozione peperina è l'evoluzione di un rimedio creato da quale mago del XII secolo? Linfred di Stinchcombe. Molto bene! Centinaia di anni dopo, Glover Ipwort riprese il lavoro di Linfred e creò la pozione peperina come la conosciamo oggi. Né il mago e il pentolone salterino, cosa lascia il mago anziano al figlio dentro al pentolone salterino? Una pantofola. Sì, corretto! La storia fu creata da Beda il Bardo, ma ne esistono più versioni. Non ti svelerò a cosa servisse la ciabatta qualora non te lo ricordassi più. Lo Snallygaster è nativo di quale regione del mondo? Il Nord America. Proprio così! Questa creatura, in parte uccello e in parte rettile, è un lontano parente dell'Occami. Ha denti affilati e la sua pelle è a prova di proiettile. Chi era il cavaliere babbano che compare nella Fonte della Buona Sorte? Messer senza fortuna. Esatto! Le tre streghe presenti nella storia si chiamano Asha, Altida e Amata. Adoro le storie con un finale inatteso. Il più grande kelpie esistente al mondo è noto anche col nome di... Il mostro di Loch Ness. Esatto.
L'ufficio fraintendimenti lavora con diligenza da anni per screditare qualsiasi prova babbana dell'esistenza del kelp in questione. Chi fu il primo ministro della magia? Julie Gump. Sì! La più grande eredità di Gump è la fondazione dell'ufficio applicazione della legge sulla magia, che rese illegali le maledizioni senza perdono. Hai risposto a tutte le mie domande! Ah, è bello sapere che esistono studenti che apprezzano il valore della conoscenza. I tuoi risultati mi hanno colpito molto. La tua conoscenza del mondo magico è vasta. Grazie per l'intrattenimento offertomi rispondendo alle mie domande. Ti ho rimesso il libro sul piedistallo. Con Revelio dovrei sbrigarmela alla svelta. Revelio! Ho svolto tutti gli incarichi della professoressa Weasley. Ora devo andare a lezione di trasfigurazione. Ai vostri posti! Trasfigurazione, come sarete stanchi di sentirmi ripetere, è una scienza esatta e si studia per tutta la vita. Però non dovete spaventarvi. Tutto o quasi può essere trasformato, ma solo se percepite il suo potenziale. Lo stesso che vedo in voi, streghe e maghi straordinari, in tutti voi. Oppure potrebbe essere solo la miopia. Ora sapete che cosa fare. Miska? Splendido lavoro! La lezione è terminata! E ricordate, non è questo il momento di trascurare lo studio. I gufo sono più vicini di quanto crediate. Voleva parlare dei miei progressi in questo trimestre, professoressa? Sì, pare che tu non abbia avuto problemi a metterti in pari. E francamente il tuo rendimento scolastico è stato ottimo. Grazie, professoressa. Gli incarichi extra mi sono stati molto utili. Proprio come immaginavo. Pare che tu stia approfittando nel modo migliore delle opportunità offerte dalla guida pratica. Ma la guida non è l'unico strumento di misurazione dei traguardi. Che mi ha riferito che hai catturato un unicorno e lo hai portato nella stanza delle necessità. Riuscire a proteggere un animale così raro è un risultato di cui andar fieri. Grazie, professoressa. Ci tengo a dirti che i tuoi ottimi risultati mi hanno davvero stupita, viste anche le voci sulle tue attività extracurricolari. La tua lunga conversazione con il signor Ollivander dopo aver ricevuto la tua bacchetta o la successiva ricerca nella guferia hanno per caso a che vedere col professor Fig? No, è che mi piace parlare della storia delle bacchette con il signor Ollivander e mai fatto visita alla guferia. Troppo sporca. Capisco. Ammiro la tua dedizione all'apprendimento, ma ricordati che i compiti scolastici e la guida pratica sono già pensati per educarti a sufficienza. La fine dell'anno è prossima e la tua preparazione per i gufo deve essere massima.
Quando sarà il momento ti darò una valutazione finale per assicurarmi che tu sia pronto per gli esami. Per ora, complimenti. Ora puoi andare. Se vuoi esercitarti con l'incantesimo che hai appena imparato, il manichino da allenamento è a tua disposizione. Vedo che hai seguito con attenzione la mia dimostrazione dell'incantesimo trasformante. Mi fa piacere. Dopo la nostra visita a Feldcroft, mi è venuta in mente una cosa su quel trittico. Incontriamoci al Belvedere a nord della Foresta Proibita e ti spiegherò tutto. Il mio piano con l'elmo è fallito, ma ho un'altra idea. Credo che potremmo trovare ciò che ci serve in una miniera goblin a sud di Hogwarts. Vediamoci là. Porta con te qualcuno che parli goblinese. Ricordo che Amit una volta mi ha parlato del goblinese. Ciao, chiedo scusa. Ehi, ciao. Mi ripeti cos'è che ti serviva? Ciao. Mi domandavo se ti interessasse possedere un negozio tutto tuo e un'elfa domestica che ti aiuti. Mi chiamo Penny. La padrona di Penny sta vendendo questo negozio e Penny non vede l'ora di lavorare per chi lo comprerà. Forse ti sorprenderà, ma Penny riesce a vendere praticamente tutto. Oh, sarebbe bello avere un posto in cui vendere cose e qualcuno ad aiutarmi. Potrai dare a Penny quasi tutto quello che vuoi vendere. Quando il negozio sarà pronto, non dovrai preoccuparti di nulla. Se vuoi che il negozio sia tuo e Penny lo spera vivamente, devi parlare subito con la padrona di Penny. Si chiama Cassandra Mason. Perché la tua padrona vuole vendere il negozio e te? Penny non ne è sicura perché Madame Mason si confida raramente con lei. Tuttavia, dice spesso a Penny che è stanca di provare ad affittare il negozio. Le è andata malissimo con gli ultimi affittuari. Va tutto bene? Stai trattenendo il respiro? Penny sta bene. A volte Penny ha solo bisogno di ricordarsi di non parlare. Che genere di articoli potrei vendere nel negozio? Qualsiasi, dall'essenza di dittamo al pelo di Mooncalf. Oh, se un articolo esiste, Penny può venderlo e a un ottimo prezzo. Chiedi a Madame Mason. Perché il locale è in così pessimo stato? Oh, gli affittuari precedenti non sono stati in grado di gestirlo. Hanno gettato la spugna molto presto. Penny è bravissima a pulire e a riparare, quindi il negozio potrà essere inaugurato in men che non si dica. Come mai sei così brava nella vendita? Non è insolito per un elfo domestico. Oh... Prima che morisse, il signor Mason, il vecchio padrone di Penny, le affidava tantissime mansioni diverse al negozio. Penny sa che è un lavoro insolito per un elfo domestico,
Però il signor Mason le ordinava di farlo e Penny era felice di obbedire. Il signor Mason era un padrone meraviglioso. Va bene, andrò a parlare con Madama Mason. Oh, è davvero una notizia splendida, non te ne pentirai. Troverai Madama Mason a casa sua, al confine nord del villaggio. Penny spera di lavorare con te. Salve, Madama Mason. Ho saputo che il suo negozio è in vendita. Oh, sì, proprio così. L'affare ti interessa? Sì, molto. Ho sempre voluto un negozio tutto mio. Ah, ma è meraviglioso. Credo che troverai le mie condizioni particolarmente generose. Ma, scusa se te lo chiedo, non pensi di essere un po' troppo giovane per gestire un negozio? Modestamente, ho talento per queste cose. Se dovessi trovare il denaro, spero vorrà vendermelo. Beh, mi sembra di capire che la determinazione non ti manca. E naturalmente potrai contare sull'aiuto di Penny. Quell'elfo riuscirebbe a vendere te a un troll. Immagino che lei ti abbia detto di essere compresa nel negozio. Sì, è così. Mi piace. Facciamo così. Ti venderò il locale ad un prezzo onestissimo. Hai l'aria perspicace e sono sicura che riuscirai a farlo fruttare. Un prezzo onestissimo per un negozio e un'elfa? Dov'è la truffa? Ah, fai bene a essere diffidente nelle questioni di affari. Nessun trucco, te lo giuro. Ti chiederei soltanto la cortesia di poter ricomprare il negozio, ovviamente a prezzo scontato, se i tuoi sforzi dovessero fallire. L'ultima cosa di cui abbiamo bisogno ad Hogsmeade è di una mela marcia che rovini tutto il paniere, se capisci cosa intendo. Sì, immagino che un negozio mal gestito nuocerebbe agli affari di tutti qui intorno. Sei perspicace. Allora, affare fatto? Che vuol dire esattamente se i miei sforzi dovessero fallire? Volevo solo dire che se per qualche motivo non dovessi farcela a tenere in piedi il negozio, potrei aiutarti a limitare le tue perdite. Tutto qui. Ma, come tu stesso suggerivi, le probabilità che questo accada sono remote. Il negozio è in una posizione ideale. Perché nessuno l'ha ancora acquistato? E lo è davvero. Ma ho deciso solo recentemente di venderlo. Gestirlo mi è venuto a noia. Era il mio defunto marito ad avere il pallino degli affari e del commercio. Faresti bene ad approfittare di questa opportunità prima che mi arrivino altre offerte. C'è qualcosa che non torna. Perché altri proprietari non sono riusciti a tenere in piedi l'attività? Come ben saprai, gestire un negozio non è semplice come qualche sprovveduto potrebbe pensare. Tuttavia, il nuovo proprietario avrà qualcosa che i precedenti non avevano. Il vantaggio di poter contare sull'abilità di Penny. Sono assolutamente certa che il suo aiuto farà la differenza, tanto nel rimettere in piedi il negozio, che nel poterne assicurare il successo. È un'offerta allettante, ma vorrei prima fare due conti. Tornerò da lei qualora decida di procedere. D'accordo, ma il negozio non resterà disponibile ancora per molto. Se vuoi che il negozio sia tuo, ti consiglio di tornare da me il prima possibile. Madama Mason, riguardo al negozio... Sì? Ci ho pensato e ho deciso di acquistare il negozio. Sono davvero colpita. Per una
una persona della tua età hai un notevole spirito d'iniziativa. Senza dubbio. E anche del coraggio. Non te ne pentirai, te lo garantisco. Dammi il denaro e depositerò immediatamente il tuo contratto. Splendido. Posso andare subito al negozio? Fai pure. Oh, un'altra cosa. Dopo la morte di mio marito, non ho avuto la forza di recuperare alcuni suoi oggetti personali. Sono in una cassa nel retrobottega. La chiave ce l'ha Penny. Mentre ti organizzi, ti sarei grata se potessi aiutare una vecchia vedova a radunare le sue cose prima di poter riaprire il negozio al pubblico. Ti faccio i miei migliori auguri per la tua attività. Penny ti aspetterà in negozio. Beh, è fatta, Penny. Il negozio è mio ora. Oh, Penny è tanto contenta. Penny sperava proprio che l'avresti comprato tu. Sono felice ci sia tu ad aiutarmi. Oh, cielo! Che gran complimento. Penny farà tutto il possibile perché il negozio abbia successo. Abbiamo tanto da fare. L'ultimo affittuario se n'è andato di corsa, quindi c'è bisogno di pulizie e riparazioni. Bene, allora. Diamoci da fare. Penny è pronta. Insieme rimetteremo in sesto questo negozio in men che non si dica. Preparo. Penny ne vede già il potenziale. Non c'è niente di meglio che un po' di duro lavoro. Madame Mason voleva che Penny ti desse questa chiave. Apri un forziere in una stanza nel retro del negozio. Ah, sì, me ne ha parlato. Contiene alcuni possedimenti del suo defunto marito. Penny si chiede se sia il caso che tu apra il forziere. Stai di nuovo trattenendo il respiro? Ora Penny deve tornare al lavoro. Revelio! 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 Che strano.
Perché riporre un cappello qui dentro? Non si trattano così gli ospiti. Sei qui per giocare con me. Sembri una persona ingegnosa. Oh, sarà divertentissimo. Per me, almeno. Revelio! Questa prima non c'era. Beh, andiamo avanti allora. Cosa diamine? Chi c'è lì? Revelio! 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 Pipistrelli, ma che bellezza! Revelio! Sembra quasi che debba appenderci qualcosa lì. Queste lanterne devono pure andare da qualche parte. Forse le lanterne sono fatte per essere appese alle mani. Protego! Confringo! Faccio! Wingardium Leviosa!
Revelio. Illuminante. È possibile che tu sopravviva un po' più a lungo degli altri. Revelio! Lumos! Revelio! Oh, quanti progressi e in così poco tempo! Ben fatto! Forse ho finalmente trovato la persona giusta con cui giocare. Spero che il mio parco giochi ti piaccia. Raccomandalo ai tuoi amici, se mai uscirai da qui. Provaci! Se arriverai alla fine, forse potremo raggiungere un accordo. Dopotutto è nel mio interesse che il tuo negozio prosperi. Com'è che si dice? Una storia a due persone. Oh, proteggo! Non troppo per te. Qui entrambe le versioni sono unite. E dovrai completarle entrambe per arrivare alla fine. Revelio. Adoro questo posto. Tu no. Sai, il fogliame, come la maggior parte degli esseri viventi, d'altro canto, non sopravvive a lungo al buio. Revelio! Incendio! Revelio! Revelio! Oh, ho paura del buio! Non ti preoccupa che io posso vederti, ma tu non puoi vedere me. Dovrebbe. Revelio!
Riparo! Faccio! Wingardium Leviosa! Revelio! Ti offrirei una sedia, ma sto riarredando. E poi, con quello che ti aspetta, non è il caso di mettersi comodi. Revelio! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Protego! Revelio! Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! Splendido! Revelio! Persona ideale con cui giocare. Ho scelto proprio bene. Bravo me! Proteggo! Stupefaccio! 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 Revelio!
Lumos. Revelio! Pazzo! Wingardium Leviosa! Revelio! Incendio! Revelio! Protego! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Questo cos'è? Un gioco nel gioco? Cavallo in H3. Trotta trotta, cavallino. Quella era la casella sbagliata. Lumos. Non è stato poi così difficile. Speravo che avessi ai miei piedi, ma questo è un po' troppo. Non è stato poi così difficile. Oh, santo cielo! Spero che tu ti stia divertendo quanto me. Penso che ti terrò qui ancora per un po'. Revelio! Accio! Wingardium Leviosa! Revelio!
Accio! Wingardium Leviosa! Revelio! Ci vediamo dopo. Revelio!